persone. Ve l'abbiamo già chiesto, voi l'avete già fatto. Abbiamo fatto un paio di anni fa e venivamo da un periodo proprio di ferma totale noi come musicisti. Abbiamo fatto un paio di prove prima di San Siro, quindi da incoscienti proprio, e le videoregistrazioni dimostrano quelle belle estate di gesso, si sono presentate 5 estate di gesso sul palco. Eravamo praticamente immobili, dopo 7-8 mesi che non facevamo concerti, solo 2 prove, salire sul palco praticamente eravamo di ghiaccio, anche perché comunque San Siro è un posto imponente, no? Quando sali su questo palco e ti trovi tutte queste persone, ti blocchi un attimo. Stasera speriamo di essere un po' meno ingessati. Sì, sì, adesso veniamo da una... forse. Ma dico, ma allora, dato che di solito il gruppo spalla di un grande artista viene insultato all'inizio, essendo che c'è il fratello, avete il trattamento o vi insultano quelli? No, abbiamo proprio l'armatura. Ah, niente, se saliamo con l'armatura è difficilissimo salire prima di un artista grande. Quest'anno abbiamo uno stratagemma. Abbiamo preso dei palloni giganti. Dei palloni. Esatto, così li lanciamo tra il pubblico e magari si sfogano con i palloni. Insomma, c'è scritto non picchiate, non tirate lattine. Un paio di coriste nude, delle robe che. Avevo pensato, ma Fabio io assolutamente sono pro. Secondo me quelle cose lì scatenano. Io sono pro. Adesso sinceramente, secondo voi scatenano le lattine due coriste? Non dico nude, però no, secondo me abbassano gli animi verso di voi e li allargano anche verso i lati del palco. Questi ragazzi hanno una percezione della realtà. Va bene, noi Francesca, se possiamo fare, ragazzi, un live, un'altra cosina vostra, così vediamo se siamo riusciti a trovare un equilibrio su